Calderola Vigor Monte Cosaro nel triangolare con il Fabiani Matelica di Coppa Marche di seconda categoria. Il Monte Cosaro è sceso in campo con la seguente formazione: in porta Messi, poi troviamo Lattanzi, Scipioni, Gattafoni, Guardini, Ruani, Pigliacampo, Carpella, Marconi e Stortoni, Calamante. Per il Calderola un 11 inedito: Salvucci, Corradini, Innamorati, Capenti, Bios, Buldorini, Montecchi, Minnucci, Bianchini, Gentili e Duca. Con il numero 12 Frascarelli, poi Cecchetti, Filoni, Nerpiti, Frapiselli, Pesaresi e Maccari. Un primo tempo con degli acquazzoni anche violenti. Per i primi 45 minuti la partita finisce 0-0. Nella ripresa arrivano i primi cambi. Nel Caldarola in particolare entra con il numero 18 Maccari al posto del giovanissimo Daniel Duca, e proprio Maccari, Francesco Maccari, sarà l'autore del gol, un gol molto bello che deciderà la gara, il match. Dunque il Calderola batte per 1-0 il Vigor Monte Cosaro, che la prossima gara in casa riceverà il Fabiani Matelica.